La stagione televisiva di Uomini e Donne è giunta ormai al termine, ma siamo rimasti con un grande punto di domanda: com'è finita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Ve lo sveliamo noi. L'ultima puntata di Uomini e Donne è andata in onda con la scelta della tronista Veronica e per questo motivo la De Filippi non ha potuto concedere ulteriore spazio al trono Over e quindi i fan sono rimasti con un grande punto di domanda e vogliono sapere praticamente che cosa è successo dopo tra Ida e Riccardo. I due stanno vivendo il fallimento del loro tentativo di riavvicinarsi in modo opposto. Mentre Ida sempre sembra decisamente distrutta, Riccardo invece si mostra molto più tranquillo, anzi addirittura l'hanno beccato insieme a un'altra donna. Ed è così che Riccardo riappare sui social e spiega cosa è successo dopo la fine di Uomini e Donne tra lui e Ida. Le cose con Ida sono degenerate in seguito, scrive Riccardo, quando gli ho confessato che in questi 2 anni più volte ho sentito l'istinto di chiamarla, ma mi sono bloccato ripensando ai problemi che avevo avuto ed alcune cose che sono successe durante e dopo la quarantena di marzo 2020. I sentimenti per Ida ad oggi li ho dovuti soffocare, chiudere in un barattolo. Ida per me non è e non sarà mai una persona qualsiasi, ma devo tutelarmi. Insomma, ragazzi, al momento Riccardo e Ida non potrebbero essere più lontani. Il cavaliere infatti non ha intenzionato di tornare sui propri passi e certamente Ida non potrebbe dare a lui una semplice amicizia in questo momento. Addirittura, ragazzi, voci social dicono che Ida lo abbia bloccato da WhatsApp, Facebook, Instagram e da tutti i social possibili e immaginabili. Forse la Platano ha deciso di mettere finalmente e per sempre una pietra sopra. Lo scopriremo nelle prossime puntate o vediamo se entrambi dichiareranno qualcosa sui rispettivi profili social. Quindi voi continuate a seguirmi, lasciami un like se ti va e iscriviti al mio canale.